Questa solitudine nel tuo regno, ma mi sa che non ti fa bene, perché è un tempo che non contempla nessun altro. Lo capisco, siamo una scocciatura, per forza che ti diamo fastidio. Come fare il corpo mio, anzi no, il nostro, quello di tutti, a non essere un troppo, un oltre, un altro, cioè un estraneo? Ma come facciamo a tornare padre, figli, papà se continui così? Silvio Orlando, protagonista al Teatro Petrarca di Arezzo. L'attore ha infatti portato in scena Si nota all'imbrunire, solitudine da un paese spopolato, scritto e diretto da Lucia Calamaro. Uno spettacolo che racconta la solitudine sociale di un padre che dopo la morte della moglie pian piano si è isolato dal mondo e dai quattro figli. Nella nostra storia raccontiamo questo tipo di deficit, insomma, sentimentale, insomma. Però ovviamente è una delle possibilità, che può essere la perdita di un lavoro, di status sociale, di andare in pensione, sono mille le situazioni per le quali poi ti puoi ritrovare da solo, isolato, sempre più distaccato dagli altri, gli altri si distaccano sempre più da te. È un problema anche dell'invecchiamento della società, insomma, campiamo qui forse di medio 5-6 anni, 10 anni in più, però poi sono anni anche complicati da gestire, perché poi chi ti sopporta? Basterebbe girare la manopola della sintonia, tra le persone, le cose andrebbero poi per conto loro, benissimo. Invece nessuno gira la manopola della sintonia, nessuno la gira questa manopola. Dai, girala tu, così ci vediamo dove eravamo. Dove eravamo? Dove eravamo? Come eravamo? Ah, come eravamo? E la memory. Like the corners of my mind. Misty water color,